Ciao amici pescatori, vi porgo il benvenuto alla decima puntata del TG FIPSAS, tre gli eventi internazionali che si sono svolti negli ultimi 2 fine settimana. Quello più positivo per i colori azzurri è stato sicuramente il campionato mondiale giovanile di surfcasting che si è svolto in Spagna, dal quale torniamo con un oro e con un bronzo. Le nostre nazionali hanno poi preso parte anche al campionato mondiale di carp fishing ed all'europeo di pesca con la mosca. Ma numerosi sono stati anche i campionati italiani che soprattutto nel settore della pesca al colpo si concentrano nel mese di settembre, in un fine settimana, quest'ultimo peraltro abbastanza disastroso da un punto di vista meteo. Quindi parleremo di seniores, di master, di donne e di categorie giovanili. E poi dei trofei di eccellenza che si sono conclusi tutti salvo il girone nord. Infine, campionato italiano traina d'altura e, come sempre, iniziative nel settore dei giovani. Partiamo dunque dalle belle notizie col servizio sul campionato di surfcasting categorie giovanili svoltosi a Melilla. Grandi risultati, ancora una volta, arrivano dal surfcasting giovanile, con i mondiali disputatisi a Melilla, che è una città autonoma, una sorta di enclave spagnola sulla costa del Marocco, quindi nel Nord Africa. Abbiamo conquistato la medaglia d'oro con la squadra degli Under 16 ed un bronzo individuale con Francesco Sergiacomo, mentre meno fortunata è stata la spedizione degli Under 21, che chiudono al sesto posto. Giova ricordare che abbiamo una grande tradizione in questa disciplina a livello giovanile e senza andare tanto indietro, negli ultimi 4 anni abbiamo conquistato la bellezza di 5 titoli su 8 ed un argento a livello di squadre e un oro, 2 argenti e 3 bronzi individualmente. Nelle giornate di allenamento i nostri ragazzi, bene impostati dallo staff tecnico federale, hanno cercato di inquadrare la pesca, certamente un po' diversa dalla nostra, facendo affidamento però sulle esperienze e le capacità motivazionali dei tecnici Vittorio Galassi e Massimiliano Giacic per i più grandi e Lino Materazzo e Mirko Rigola per gli under 16. I campionati si sono disputati in 4 manche ed i ragazzi di Materazzo da subito hanno ingaggiato un duello incertissimo con gli spagnoli, padroni di casa, ed alla fine hanno conquistato il titolo allo sprint a pari penalità con 2 primi e 2 secondi, ma con il miglior punteggio. Individualmente splendida prova di Francesco Sergiacomo, un quindicenne della Lega Navale di Cupra Marittima che conquista il bronzo alle spalle di una coppia di ragazzi spagnoli. Più dura è stata invece per gli Under 21 di Galassi, che non hanno mai dato l'impressione di poter lottare per il podio, mentre il titolo è stato un discorso a due fra Spagna ed Inghilterra, con i britannici vittoriosi allo sprint. Ma sentiamo ora il commento dei tecnici azzurri nelle immagini direttamente girate da Stefano Sarti. Abbiamo provato dal primo giorno a fare il nostro meglio, abbiamo provato prima di tutto il campo gara insieme io e te e abbiamo visto le difficoltà, tutte le cose che c'erano da fare. Abbiamo cercato di realizzare il possibile, poi all'ultimo momento ci si è proposto una situazione valida, la pesca nostra, la pesca italiana, la pesca di tutti i giorni che facciamo da noi, l'abbiamo applicata senza tante varianti. Ringrazio anche a te che ci hai dato una mano con i cefali a capire qualche cosa su questa pesca che ormai spero che diventi a noi comune. Speriamo che capiscano la vita e che come la pesca. Speriamo che questi ragazzi siano fortunati anche così in avanti. La pesca per loro dovrà essere un modo per stare fuori da tante altre cose. Abbiamo giocato per vincere e abbiamo pescato pesantemente. Abbiamo fatto bene nella nostra pesca, abbiamo fatto male sui cefali. Un campo molto difficile, molto basso, torbido. Hanno vinto team solidi. Team solidi. Ragazzi che pescano da anni insieme, affiatati, hanno pescato bene, hanno pescato pulito, non ho niente da recriminare. Noi dobbiamo solamente crescere, abbiamo avuto una lezione che ci fa
sperare nel futuro. Io spero che i ragazzi continuino e che il team si formi sempre di più, per ritornare un po' alle glorie del team più di anni passati. Ed eccoci ora alla premiazione. Agli Under 21 il podio individuale è composto dall'inglese Hopkins e dagli spagnoli Candel ed Hernandez. Terza per nazioni l'Olanda, seconda la Spagna e prima l'Inghilterra. La squadra azzurra schierava Marco Di Mauro, ottavo assoluto, e quindi Manfredi, Montepagano, Santinato, Tramannoni e Matta. Tocca ora a Francesco Sergiacomo, bronzo individuale nella Under 16. Ecco il campioncino marchigiano sul podio insieme agli spagnoli Hernandez primo e Contreras secondo. E quindi la volta delle nazioni. Al terzo posto la Croazia, trascinata dalla bravissima Tea Kapov, sesta assoluta. Argento per la compagine spagnola. Ed eccoli gli azzurri al colmo della gioia. Con Sergiacomo la squadra era composta da Luca Lattanzi, quinto assoluto, Simone Paniconi e quindi Simone Del Corso, Alessandro Centurioni e Mattia De Vincenzo. E tocca a Stefano Sarti, vicepresidente del settore, la soddisfazione di alzare la prestigiosa Coppa Iridata. In Portogallo, nel bacino di Montargil, si è disputato il 15° campionato del mondo di kart fishing con la partecipazione di 19 squadre nazionali. L'Italia dei tecnici Alfonso Vastano e Marco Mittino, accompagnatore Fernando Landonio, ha schierato le coppie composte da Fanucchi Succi, Bonazza Farinelli e De Bortoli Crosato, con Prandin Linari a disposizione. La manifestazione è stata parzialmente ostacolata da un violento temporale e al termine delle 72 ore di gara il titolo è stato conquistato dalla squadra padrone di casa, il Portogallo, che ha preceduto nell'ordine la Croazia e la sorprendente squadra del Kazakistan. I nostri, pur appesantiti da un cappotto di Bonazza Farinelli, hanno concluso con un incoraggiante sesto posto, impreziosito da un insperato bronzo per la coppia De Bortoli-Crosato, che hanno vinto il settore meno pescoso, finendo comunque sul gradino più basso del podio, alle spalle delle coppie portoghese e croata. 16 squadre nazionali hanno partecipato al campionato europeo di pesca con la mosca che si è svolto in Slovacchia nei fiumi Va, Bela e Poprad. Gli azzurri, freschi vicecampioni del mondo in Norvegia, nutrivano serie speranze di ben figurare, ma purtroppo stavolta fino dalle prime delle 6 sessioni di gara sono rimasti fuori dalla zona podio. Alla fine il risultato finale è stato un ottavo posto abbastanza deludente. Per gli azzurri sono scesi in campo Andrea Dreveno, risultato il migliore in 26esima posizione, poi Luca Papandrea, Federico Santi Amantini, Fabio Oietti ed Edgardo Donà, con i tecnici Cocito ed Urbani e Luisella Lavetto come responsabile federale. Conferma invece per la Repubblica Ceca che ha bissato il successo conseguito al Mondiale di agosto, scavalcando nel finale un'ottima Spagna e la Francia, medaglia di bronzo. Nel Tevere perugino, sull'impianto permanente di Umbertide, è stato assegnato il titolo italiano seniores con la disputa delle ultime due prove che, come è noto, avevano valenza doppia in quanto al punteggio. Vediamo il servizio. Giuliano Prandi ha conquistato per la prima volta in carriera il titolo italiano assoluto. Con lui sul podio a Umbertide sono saliti Marco Corsi e Renzo Lorenzato.
Ma andiamo a rivivere le ultime decisive tre ore di gara, dopo che i partecipanti alle finali si erano già affrontati nelle prime tre prove, 600 nel Cavolama, 250 nel Canal Bianco, per poi ridursi a 100 nelle ultime due prove di finale nel Tevere Perugino. All'attacco dell'ultimo step, la lotta per il titolo si presentava incerta come non mai, con ben tre garisti a punteggio pieno, con tre primi. In ordine di punteggio Fipsas, Giuliano Prandi, l'azzurro della Lenza Emiliana Tubertini, con oltre 20.000 punti, precedeva di oltre 8 kg Michele Naro, della Minerva Rossoblu Timbazza, e di 10 Marco Corsi, dell'Aquafans Team Senza Salcedo di Città di Castello e quindi beniamino locale. Guai a distrarsi però per questi tre, perché alle loro spalle incombeva la concreta minaccia di agguerriti garisti, primo fra i quali Ferruccio Gabba, staccato di una sola lunghezza e con la doppia penalità nell'ultima prova, scivoloni e rimonte erano tutt'altro che impossibili. Risalendo il campo di gara dalla zona dei fili fino alla Carpina Bassa, abbiamo potuto osservare la solita buona resa del Tevere, ed i numeri confortano questa impressione, con una media di 2,7 kg al sabato e leggermente superiore alla domenica. Un buon pescaso, anche in considerazione del fatto che qui non ci sono brem o grossi pesci gatto, ma specie tipiche dei fiumi appenninici, quali cavedani in primo luogo, e poi carassi, qualche carpa e perfino dei bei barbi, come questo catturato da Luca Marco Ionni, che ha messo a frutto anche la sua posizione favorevole per stampare un primo assoluto con 7.760 punti. Confortante pure il buon numero di catture, anche di cavedanelli di piccola taglia, il che denota un bell'ambiente atto alla riproduzione e alla crescita. La pesca prevalente è stata quella alla rubesiena, 13 metri, sulla lenta linea di passata. Pasturazione a fionda non solo di bigattini, ma anche di canapa e chicchi di mais. Ed è stato proprio il mais, insieme ai caster, l'esca più gettonata nella gara del sabato, mentre alla domenica il pesce gradiva un altro menù ed allora è stato il bigattino a prendere il sopravvento. Con l'avanzare della gara il pesce tendeva ad allargarsi ed i garisti hanno allungato le lenze, arrivando ad utilizzare le rubesienne quasi come una via di mezzo fra una canna ad innesti ed una canna fissa. Non sono mancati i mulinelli, utilizzando sia la canna all'inglese, come l'inquadrato Francesco Reverberi, che la bolognese, qui con un controllo alto da parte di Marco Manni. Ed ecco una bella cattura dell'oltrarnista Gabriele Corradossi, che mette in nassa questo stupendo cavedano dopo una lunga lotta. Una volta constatato che Gabba non aveva possibilità di vincere il settore, l'attenzione si è focalizzata più che mai sul terzetto di testa. Ma qui Michele Naro era in giornata decisamente negativa, ben lontano dalle prime posizioni. Occhi puntati quindi su Prandi, che nella zona alta della Carpina era in bagarre con gente del calibro di Andrea Gelli, Milo Colombo ed Andrea Cesari. E soprattutto su Marco Corsi, che da profondo conoscitore del campo di gara si giocava al meglio le sue chance per il sogno tricolore. Il perugino però, nonostante una bella gara, non ripeteva il primo del sabato e chiudeva a 2,5 nel settore vinto da Leonardo Luneia. L'attesa era quindi tutta su Giuliano Prandi, che costantemente seguito dal suo capitano Franco Galliani, alla fine con 3,890 kg l'ha spuntata, vincendo ancora il settore davanti a un indomito Milo Colombo. Col senno del poi il campione reggiano avrebbe vinto anche con un secondo, ma vuoi mettere la soddisfazione di concludere con quattro primi, un'impresa che non si registrava da moltissimi anni. È stata dura, ma alla fine ce l'abbiamo fatta, dai. Con quattro primi, sì, bisogna che giri tutto per il verso giusto, perché non è facile. A 20 minuti dalla fine mi è andata super bene, perché probabilmente senza quel pesce lì facevo il secondo. Ho preso un pesce da 7-8 etti che con quello mi ha fatto fare il salto primo sicuro. Marco Corsi lascia giustamente prevalere la soddisfazione di un secondo posto di fronte all'amarezza del sogno sfumato. E poi in grande.
Sì, a un certo punto della gara ci speravo, mi diceva la sponda che ero messo bene, gli altri non andavano così così, ma va bene lo stesso, arrivare secondo è sempre una grande soddisfazione con questa gente a questi livelli. Sul terzo gradino del podio sale un ottimo Renzo Lorenzato della Ceretana Idra di Verona. Per la categoria Master Over 60 il campionato italiano si è concluso con le due ultime prove nel canale navigabile di Cremona. Il campo di gara di Spinadesco è stato veramente all'altezza della situazione, con carassiotti, piccole bremette, ma anche qualche bel pesce, soprattutto carpe, grossi carassi e belle brem che sono risultati spesso determinanti. Il titolo se lo aggiudica in maniera inequivocabile il padovano Natale Bagarello, che ha letteralmente dominato questo torneo con 4 primi e 2 secondi di settore. Al secondo posto il numero 1 del rendimento Roberto Torri dell'Oltrarno Colmich, mentre per il terzo gradino del podio il bresciano Federico Pasotti, dominatore del navigabile con 2 primi, ha estromesso il campione in carica Riccardo Galigani. Anche le varie categorie giovanili hanno assegnato i loro titoli gareggiando il 21 e 22 settembre sui vari campi dell'Arno Pisano. Nell'Under 14, 38 ragazzi che agivano a Fornacette, il nuovo campione d'Italia è Francesco Veronesi della Casumaresi Maver, una società che è una vera e propria fucina di giovani. Degna di nota la prova del nazionale Andrea Guzzoli del Vairone Maver, che ha gareggiato con il braccio sinistro ingessato e che è finito al secondo posto. Sul podio anche Gianluca Corradi del Borghetto Maver. I 31 iscritti nella categoria Under 16 pescavano invece a Calcinaia Nuova e qui c'è stato un testa a testa fra i due compagni di squadra della Sommesi Idra, con Tommaso Usellini che ha preceduto Luca Armiraglio e Gianmaria Ghisini. Davvero incredibili i pesi fatti registrare da questi ragazzi, oltre 83 kg in 2 gare per il vincitore. Fra gli under 18, che erano 23, si è imposto l'azzurro Leonardo Zagli della Borghigiana, al suo secondo titolo giovanile, che a Calcinaia Nuova ha piazzato un primo ed un secondo, precedendo Matteo Lorenzetti allo sprint e l'altro azzurro Mirko Zanetti. Infine la categoria superiore, e anche quella più frequentata, gli under 23 con 59 presente, hanno gareggiato a Castelfranco con il titolo andato ad Andrea Tagliabue degli Albiatesi Maver con 2 primi, mentre al secondo posto si è piazzato il borghigiano Matteo Iagulli con 1 primo ed 1 secondo, pur col maggior peso di oltre mezzo quintale di pesci. Terzo, sempre con 3 punti, Michael Bianchini. A Umbertide, in concomitanza con gli assoluti seniores maschili, si è concluso anche il campionato italiano femminile. Un accorpamento positivo che in futuro crediamo possa essere esteso anche alle altre categorie in una sorta di gran giorno dei campionati italiani. Vediamo il servizio. Un po' spiazzate dallo spostamento quasi all'ultimo momento dell'Arno Aretino al Tevere Perugino, le ragazze hanno affrontato la quinta ed ultima prova del campionato donne ad Umbertide, nel tratto cosiddetto dei disabili, sotto le vecchie mura di Umbertide, molto comodo ed anche tecnico. 23 le ragazze in gara, quindi 2 settori pieni più 1 settore tecnico. La classifica all'attacco dell'ultima prova vede ai primi posti le giovanissime Anna Sgobbo della Futura 2000 Colmich, Veronica Visciglia dell'Aspes Colmich e Federica Brilli dei Garisti Aretini 88 Colmich. Ma attenzione a Simona Pollastri che, scartando un 9, potrebbe mettere tutti d'accordo.
La gara si sviluppa con una discreta pescosità, attestatasi su circa 2,4 kg, impostata a Rubasien, alla ricerca soprattutto dei cavedani, ma non esclusivamente, perché in questo tratto del campo di gara sono presenti anche carassi e carpe. In realtà sembra che la paura di vincere, forse, ma anche picchetti non favorevoli, penalizzino le maggiori aspiranti al successo. Sembra insomma una gara alla meno, dove la giovane Anna Sgobbo, alle prese con una pesca assai diversa da quella dei canali padani, si arrende non solo allo strapotere di Lisa Giunti, ultima del campo di gara, che porta a casa un assoluto con poco meno di 8 kg di pesce, ma anche all'esperienza di Elvira Cevenini, che agguanta un prezioso secondo posto, e da Valentina Borsari, che fa un bel terzo davanti all'altra nazionale, Silvina Turrini. Insomma, la Sgobbo finisce all'ottavo posto ed ogni velleità di successo sembra così naufragare. Ma anche Veronica Visciglia, sua avversaria diretta nello stesso settore, non va oltre un sesto posto. Nel settore di monte, l'altra giovane aspirante al titolo, Federica Brilli, si batte bene nonostante un picchetto sfavorevole, ma porta a casa un quarto posto, buono per il podio, ma non per il titolo. E allora, cosa ci potremmo aspettare se non la zampata vincente di Simona Pollastri? E invece no, anche la campionessa della Lenza Emiliana Tubettini fa naufragio, chiudendo la gara con un mesto 7 nel settore vinto autorevolmente dall'esperta Giovanna Pasotti. E allora, al colmo della sorpresa in questo campionato, che nessuna evidentemente sembrava voler vincere, rimane al comando Anna Sgobbo, che scarta l'ottavo di Umbertide e va a conquistare un bellissimo e clamoroso titolo con 8 punti netti. La 18enne rodicina quasi non ci crede. Oggi sì, una gara sofferta, ho fatto 8 e... però le altre 4 prove mi hanno salvato e mi hanno fatto vincere il campionato italiano. Soprattutto a Padova, che ho vinto e con una carpa sui 3 kg. Ringrazio i miei genitori soprattutto, Giuliano, un caro amico, e lo sponsor, la Colmice, che mi ha dato una mano. Al secondo posto si piazza Elvira Cevenini della Castelmaggiore Idra, che invece a Umbertide ha rimontato dalla 5ª posizione. Terza è l'altra giovanissima speranza azzurra, l'aretina Federica Brilli, che senza scarto sarebbe stata addirittura la migliore. Delusione per le big, a cominciare da Pollastri e Camporesi, ma la concorrenza delle giovani è ormai palpabile e questo, in fondo, non è che un bene per l'agonismo di questa categoria. Abbiamo detto che molti dei trofei di eccellenza si sono conclusi, è il caso del girone Sud A, che ha concluso il suo percorso con una trasferta in terra laziale, nei campi di gara nel fiume Liri e nel fiume Sacco a Frosinone. Come è noto, si tratta di un campo di gara articolato e vario da un punto di vista delle specie catturabili. Oltre a carpe, carassi e cavedani anche di taglia, ci sono anche le alternative della savetta e dell'alborella. La pescosità però in questa circostanza è stata un po' più contenuta ed il successo di tappa è stato appannaggio dell'Enza Benevento Tubertini con 11 punti. La classifica finale ha consegnato però il trofeo eccellenza alla squadra dell'Enza Club Brezza Colmice, che pur priva del quartetto impegnato nel campionato italiano si è imposta meritatamente con Gennaro Conte, Della Rocca, Di Tella e Di Resta. Al secondo e terzo posto il cavedano Colmice e i napoletani dello Smals Marigliano, che hanno estromesso dal podio i campioni uscenti del San Marzano Milo. Anche il girone B del trofeo eccellenza ha emanato il suo responso finale dopo le due sole prove che si sono disputate nella diga San Giuliano in provincia di Matera. Purtroppo l'agonismo del profondo sud soffre da sempre di problemi di partecipazione legati anche alle distanze fra le varie regioni e le squadre presenti sono state 8 rispetto alle 10 che avevano il diritto. Ottime le condizioni di gara con un lago che ha risposto bene, con una media che è salita a 6 kg alla domenica, soprattutto con le canne fisse e medio corte.
L'Eccellenza è stata vinta dallo Sporting Club Potenza Milo con una perentoria rimonta in gara 2 con 19 penalità complessive con Leone, Calabrese, Fontana e Bianculli. Al secondo posto l'altra squadra potentina delle Canne Verdi, squadra che era stata ripescata a 24, ed i dilettanti calabrici che avevano vinto la prima prova con 11. E secondo la tradizione è stato il Lago Bomba in provincia di Chieti a concludere il trofeo Eccellenza Nord con un'ultima prova davvero incertissima fino all'ultimo minuto. Tecnica obbligata a mulinello e pesca soprattutto di carassi con qualche cattura di carpa. La Blue Marlin Gianti Tubertini di Roma ha vinto la tappa con 10 penalità, piazzando anche al secondo posto la squadra B, ma questo non le è stato sufficiente per scardinare la leadership dei perugini del Cormorano Colmice, che hanno ceduto solo 3 punti ed alla fine, al netto del mezzo scarto, hanno mantenuto appena mezza lunghezza di vantaggio. Dobbiamo dire che entrambe le formazioni, dopo aver toppato, come si dice in gergo, la prima prova a Medelana, hanno inanellato una bella serie di risultati e sono state protagoniste del torneo. Con il trascinatore Moreno Pizzoni hanno gareggiato per il Cormorano Letizzi, Marchionni e Ranocchi. Terzo gradino del podio per un ottimo PC Teramo Milo. L'ultimo fine settimana di settembre, come abbiamo detto, è stato davvero tremendo da un punto di vista atmosferico, con maltempo un po' dovunque, con temporali che hanno messo anche a rischio l'incolumità dei pescatori e in qualche caso le gare si sono concluse prima del termine programmato, come è successo nel Fissero Tartaro, che si presentava ben diverso da queste immagini di repertorio, per la quarta prova dell'Eccellenza Nord, che è stata chiusa anzitempo dopo 2 ore e mezzo dall'inizio. Gara comunque valida, che ha visto il successo della Pasquino Colmice con 13 penalità. In classifica generale continua a condurre la Pontederese Valdera Colmice. Ad una gara dal termine i pontederesi vantano 51,5 penalità ed anche un buono scarto. A inseguire c'è sempre la Bellaria Rimini Miramare Maver, seguita dalla Montecatinese Maver. Ultima prova nel Canal Bianco il 13 di ottobre. Il tratto di mare antistante la costa di Imperia ha ospitato il campionato italiano di traina d'altura che ha festeggiato la sua 50ª edizione. Gli equipaggi in gara sono stati 29, provenienti da ben 9 regioni. C'erano numerose mangianze all'interno del perimetro di gara, ma la grande presenza di acciughe e sardine ha penalizzato le catture. Comunque sono stati portati sotto bordo e rilasciati 7 tonni rossi, oltre ad un pesce spada ed una lampuga, però non raggiungevano la misura. Alla presenza del presidente del settore Antonio Gigli, il titolo è stato assegnato all'equipaggio A del Barricata Fishing Club, con Bonora, Bazzani, Piccinardi e Gavagni. Sul podio anche LNI Rapallo A ed Albarella Angles Club, squadra A. Fra le varie iniziative volte ad avvicinare i giovani alla pesca, ma anche all'ambiente e alla natura, giova segnalare stavolta una gita organizzata dalla Scuola Elementare Statale Brevi di Telgate, in provincia di Bergamo, a scopo didattico-naturalistico presso i laghetti appunto di Telgate. Gli insegnanti hanno avuto il loro bel da fare a seguire i bambini, che erano ben 230 e che oltre a visite, giochi, relax e cucina, si sono anche potuti cimentare nella pesca delle carpe, immediatamente rimesse in acqua, ma con grande soddisfazione dei ragazzi, come vediamo in queste foto. Anche quest'anno, come già l'anno scorso, questa iniziativa ha riscosso unanimi successi. Sabato 21 settembre si è tenuta a Roma una riunione della Consulta federale della FIPSAS alla presenza dei consiglieri federali, dei presidenti dei comitati regionali e delle sezioni provinciali. All'ordine del giorno soprattutto questioni organizzative, con il presidente Matteoli che ha lanciato il dibattito sulla possibilità da parte delle sezioni di tornare ad essere organi federali oppure di restare come società convenzionate. Su questo argomento è intervenuto anche l'avvocato Gian Rodolfo Ferrari, mentre l'altro componente della giunta nazionale, Claudio Nolli, ha illustrato le interessanti modalità di tesseramento online. E con questo, cari amici, si chiude questa puntata del TG Fipsas. Vi ringrazio per l'attenzione
che avete voluto concederci e arrivederci alla prossima puntata. Ciao.